Mister, volevo domandare come si prova a vincere un derby, in verità l'hai vinto già l'andata, ma come si prova a vincere un derby così? Che se me lo dicevano all'inizio della gara non era, era perfetto, nel senso che vincere al 93esimo, dove per tre volte siamo stati raggiunti in questo inizio di campionato e abbiamo perso quei sei punti che ancora oggi ci stavamo rammaricando, e oggi finalmente li abbiamo recuperati contro una ottima Triestina, che gli facciamo i complimenti. Veramente una squadra che si vede che ha dei valori, poi messa bene in campo e chiaramente che ci ha messo in difficoltà. Ma vincere una partita così significa anche avere un cuore, un carattere, soprattutto chi è subentrato nel secondo tempo. Abbiamo cercato di imprimere un po' prima di tutto là il ritmo più alto, e chi è subentrato ha fatto la differenza. Quindi è una partita veramente importante, che è un punto di partenza, di ripartenza. È un punto di ripartenza per noi, perché venivamo da tanti pareggi con una sconfitta, chiaramente avevamo messo un po' di minato un pelino la fiducia di questo gruppo, però ci dimostrano sempre i ragazzi che fino alla fine ci credono, e oggi siamo stati premiati finalmente per la prima volta in questo campionato. All'80esimo, che sembrava non voler, non essere la giornata, insomma, ci credevi nel profondo del cuore? Come sempre, perché comunque noi allenatori abbiamo sempre una visione sempre di poter essere come i tifosi, no? Arriverà il gol. Sinceramente, quando è arrivato il gol di Burai, in quel momento lì i ragazzi hanno detto di non arretrare, di stare ancora in avanti. Però sapete bene che il calcio a volte premia, a volte no. Oggi ha premiato il Pordenone, non ha premiato la Triestina, però vanno fatti i complimenti alla Triestina, perché comunque ha fatto una bella gara e ha giocatori di qualità. E secondo me, con questo atteggiamento qua, la Triestina può ambire tranquillamente a una salvezza e forse a qualcosa in più sicuramente. Parlavi del gruppo, anche il fatto di subentrare in quel modo, insomma, Giorico procura la condizione per fare l'assist, Piscopo fa, che un po' che non si vedeva, fa gol. Deli che è entrato molto bene, siamo un bel gruppo, e oggi ci siamo ripresi, ripeto, una fetta di fiducia che avevamo avuto fino a un mese fa, si può dire. Abbiamo fatto un mese un po' con dei risultati altalenanti che non meritavamo assolutamente, perché meritavamo di fare almeno due vittorie e non l'abbiamo fatte. Quindi prendiamo questo, io voglio ringraziare i tifosi, veramente li ringrazio, perché ci hanno sostenuto anche sull'1-0, erano sempre lì che ci credevano anche loro, come voglio ringraziare sia il presidente che il direttore sportivo, che in questa settimana qua difficile, ok, ci sono stati vicini e insieme abbiamo costruito questa vittoria, perché comunque la vittoria viene da loro, viene dal presidente, viene dal direttore sportivo e da quel gruppo fantastico che abbiamo, che siamo ripartiti finalmente con il verso giusto nel giorno di ritorno, che sapete bene, nel giorno di turno i punti diventeranno sempre più importanti a ogni partita. In quel primo tempo cosa non ha funzionato in particolare? Tutto. Cioè, ha funzionato che la Triestina sembrava il Pordenone, e Pordenone in difficoltà, nel senso che le seconde palle erano bravi loro, ci chiudevano gli spazi, siamo stati lenti nel gioco, eravamo aperti, non giocavamo magari nessuno, non abbiamo fatto, non attaccato mai la profondità, quindi abbiamo agevolato anche un po' la Triestina, tra virgolette. Però io ripeto, vedere una squadra così di fronte a noi, con questa personalità, con questa forza, con questa qualità tecnica della Triestina, vi faccio i complimenti. Poi le partite durano 95 minuti e questa volta, ripeto, lo sapevamo. Sì, lo sapevamo, perché noi per due o tre volte in questo campionato ci abbiamo rimesso un po' di punti. Questa volta, grazie al cross di Giorico, ex Triestina, e Kevin Piscopo, che ha fatto veramente uno stacco di destra, mi sembrava Cristiano Ronaldo, ho detto abbiamo portato a casa tre punti, che sono tre punti, devono dare fiducia a tutti, ai ragazzi, al presidente, al direttore sportivo, ma a tutto l'ambiente, che il Pordenone c'è e adesso deve, facciamoci queste vacanze di Natale, deve ripartire con l'entusiasmo di oggi che ci ha creato questa vittoria. Questa partita valeva tanto, sono, anche per dare un giudizio sulla prima parte dell'annata, no? Nel senso, dopo questo periodo. Beh, la prima parte dell'annata è finita l'altro giorno, e quindi avevamo detto che, cioè, eravamo molto rammaricati per i punti persi nel finale di campionato, nelle finali di partita. E la prima giornata di ritorno è iniziata proprio nella maniera che uno, ripeto, se con Albino Leff abbiamo preso gol al 93esimo in maniera incredibile, oggi veramente abbiamo rimesso a posto quello che sono i tre punti, soprattutto per quello che sono le caratteristiche di questa squadra, perché questa squadra qua deve giocare per competere per le prime posizioni. Avevi anche una tifosa speciale? La tifosa? Sì, vabbè, c'era mia mamma, ma mia mamma
meno male, a prescindere dalla mamma. Sì, a prescindere dalla mamma, io ringrazio anche lei, sinceramente ringrazio anche lei, però non la voglio mai fare entrare nel negozio perché si emoziona troppo, quindi lasciamola tranquilla che stasera probabilmente andiamo a festeggiare insieme e mangeremo insieme. Solo una cosa, è sembrato a un certo punto verso la fine avevate comunque difficoltà a superare il muro difensivo perché difendevano logicamente in 11, è sembrato che però le punizioni del limite era proprio quello che cercavate. Più che cercavamo, abbiamo schiacciato la Triestina a un certo punto perché si era visto che negli ultimi 20 minuti, 25 minuti chi ne aveva di più era il Pordenone e non la Triestina, almeno da quello che si è visto sul campo. Poi perché magari la Triestina si è abbassata per difendere 1-0, questo ci può stare. Abbiamo cercato di allargare il gioco, mettere Candelone a destra, Pisco a sinistra, provando a non andare troppo in mezzo, che in mezzo sì. C'era una diga di 8 giocatori. Poi sulle seconde palle nel secondo tempo siamo stati molto più incisivi del Pordenone, della Triestina, e questo ha fatto un po' la differenza, perché poi nella punizione di Burrai, perché c'è comunque la presa su una palla ribattuta, siamo arrivati noi, su gol di Pisco abbiamo insistito. Diciamo che nella seconda parte del gioco il Pordenone ha meritato almeno il pareggio, nella seconda parte di gioco. Nella prima parte di gioco Triestina, chapeau, cioè faccio i complimenti al mister e a tutti quanti magari quelli della Triestina, perché sinceramente una Triestina così è un'ottima squadra, quindi penso che questa partita qui abbia dato sicurezza un po' a noi, perché comunque deve certezza a noi per quanto riguarda la vittoria, ma anche certezza alla Triestina che è un'ottima squadra, a prescindere dalla sconfitta, per la prestazione fatta.